può essere considerata la ballata delle occasioni perdute, o meglio, delle occasioni promesse e mai realizzate, mai mantenute. La vallata vive soprattutto di agricoltura e di piccolo artigianato. 30 anni fa l'idea, la promessa, la diga sul fino, che risolveva tutti i problemi della vallata, posti di lavoro a più non posso. Oggi, a distanza di 30 anni, tutto è rimasto immutato, nulla è cambiato ed i cittadini, i cittadini della vallata del Fino sono chiamati per il rinnovo dei componenti il Consiglio Provinciale. I due schieramenti affidano le armi per la singolare attenzione che di lì a poco li vedrà protagonisti per accaparrarsi il maggior numero di voti. Pronti sul campo sono il consigliere uscente Dostiglio Luigi per il centro-sinistra e il dottor Renzino De Febis per il centro-destra. C'erano tutti i presupposti per il rilancio in grande stile della intera vallata del Fino. Per la prima volta nella storia potevano essere due gli eletti alla provincia, anche per dare una seria spallata alle angherie subite da questa splendida valle dalla matrigna Teramo. Ma apriti cielo, nessuno aveva fatto i conti con i capi di tutti i partiti rappresentati in Parlamento. Tutti, ma dico proprio tutti, si sono presentati con i vari simboli alle elezioni provinciali, da Rifondazione Comunista alla Fiamma Tricolore, dai Democratici di Sinistra a Forza Italia, dai Socialisti Italiani ad Alleanza Nazionale, dalla lista Sgarbi alla lista Bonino, dalla Democrazia Cristiana ai Comunisti Italiani, per un totale di 15 candidati su 8.000 abitanti, consiglieri che 4 anni prima stavano in un partito, ora li ritroviamo da tutt'altra parte. E sì, perché la poltrona è un sogno di molti, anche se sotto sotto fanno finta di non dare troppa importanza all'evento. Così sono cominciate le tavole rotonde, i comizi nelle piazze, incontri nelle case, fino a portare scompiglio nelle quiete domestiche case di campagna, con grande affare per i mariti nel calmierare proprio così le consorti. Non era semplice avere la casa piena 7 giorni su 7 per 30 lunghi giorni. Ed è così che è cominciata l'avventura o la disavventura di quanti hanno tentato siffatta avventura. Ma dopo tanto parlare e tanto discutere, finalmente è arrivato il gran giorno. Tutti gli aspiranti consiglieri con il loro seguito giravano festosi per i paesi. Ma con grande meraviglia, con grande meraviglia di tutti, le poltrone sono rimaste una chimera. Nessun consigliere è stato eletto, alla faccia del buonsenso e della rinascita di questa valle. A questo proposito mi viene in mente un nostro grande scrittore abruzzese, Ignazio Silone. Ahimè, anche lui è caduto in disgrazia e giustamente si sta rivoltando nella tomba tra accuse e smentite che lo vogliono ora spia fascista, ora antifascista. Così va il mondo oggi, una volta sì, una volta no. Giustamente voi direte, ma che c'entra Silone? C'entra. Avete presente il libro di Fontamara? Ebbene, voglio parafrasare solo un passo a proposito della creazione e dire, da principio Dio creò la Valle del Fino, poi i paesi della Valle del Fino, poi gli abitanti della Valle del Fino, poi nulla, poi ancora nulla, poi ancora nulla, ed infine i politici della Valle del Fino.